Alessandro Duran, intanto grazie. Trascuro gli ex della SPAL per lei, perché le dicevo, a Reggio Emilia c'è una grandissima tradizione di pugili, di palestre, però nessuno ha. Tra l'altro il papà invece mi racconta del papà scomparso nel? Nel 91, è stato un argentino che è arrivato in Italia. Di dov'era? Di Buenos Aires, di nato a Rosario. Il peso suo qual era? Peso medio, poi è diventato campione d'Italia. Lei invece abbiamo detto era? Welter, quindi leggero. Medio e più, quant'era? Medio 72 era? kg. Lei invece? 66, è diventato campione d'Europa dopo che è diventato cittadino italiano, campione d'Italia, poi campione d'Europa dei medi e campione d'Europa dei super welter. Alessandro aveva anche un fratello, Massimiliano, che è stato campione europeo e mondiale dei massimi leggeri. Dai, una famiglia che... Ma ha smesso, non è più nel pugilato. No, allena anche lui. Sempre insieme, sì, nella stessa parte. Sì. Solo voi due o altri istruttori? No, c'è un altro ragazzo, Nico Bonazza, che ci aiuta. Duran, invece, ci sono spot, le faccio un esempio, come dire, sulla mia pelle. Fernando Couto, l'ex calciatore. Dal vivo parla con un filo di voce in campo, gomitato, eccetera eccetera. Il pugile, come posso dire, se ci incontrassimo fuori, io ho l'abitudine di fermare gli stranieri, di presentare, insomma, non lei evidentemente no, ma come dire, ha la spinta, il bullismo, il cazzotto facile, l'intimidazione facile, la presa in giro. Se noi ci mettiamo allo specchio, Alessandro, io sono da ridere. Invece dico, il pugile medio ha questa attitudine a irridere, oppure un conto è il ring e un altro la vita? No, una cosa è il ring e l'altra la vita. Di solito un pugile nella vita è talmente un ragazzo pulito, semplice, che diventa un ingenuo. Dice. Il ring, sul ring vai devi, per vincere devi picchiare tutto l'avversario e poi vincere, basta, nella vita è tutta un'altra cosa. Invece Alessandro, c'è qualcuno, ad esempio Nino La Rocca, io ero bambino, guardavo tutto, impazzivo quando non facevo il giornalista per qualsiasi cosa. Nino La Rocca era un ballerino sul ring, Patrizio Calambai, Sumbo Calambai, piaceva a mio papà. Che fine hanno fatto? Insegnano anche loro? La Rocca, sì. Calambai credo che collabori con la nazionale in questo momento. Zairese di origine. Era Zairese d'origine, veniva anche qua a Ferrara al Nino La Rocca invece era? La Rocca era del Malì, che è naturalizzato italiano. C'è stato un periodo che era popolarissimo. È stato, per me, Nino La Rocca è stato l'ultimo grande personaggio del pugilato italiano. Muoveva le masse, aveva per l'istrionismo, milioni di telespettatori. Il marchio Totip all'epoca, sì. Quello era di Umberto Branchini, lo scuderia Branchini. E La Rocca poi diventò molto popolare quando ai microfoni della RAI chiedeva la cittadinanza italiana al presidente della Repubblica, che allora era Sandro Pertini. Duran, invece la box come compensi, no? È chiaro che c'è l'euro, c'è... quanto ha perso come movimento? Lei sa che il calcio si dice la quarta industria in Italia. Adesso ti dico solamente quanto ha perso il pugilato. Sì. Il 7 dicembre ci sarà il mondiale dei pesi massimi, la rivincita tra Anthony Joshua e Andy Ruiz Jr. Mi dica le due nazioni, che non ricordo più. Joshua è inglese, sì. E Ruiz è messicano. Joshua è di colore comunque. Di no? Colore, okay. E si farà in Arabia Saudita. La Joshua si intascherà 75 milioni di dollari. Beh, ai massimi livelli allora è alto. A massimi livelli è alto, il problema è qua in Italia. Esatto. Il problema in Italia è che, come poi tutti gli sport che non siano calcio, esatto, tutti gli altri sport, e dobbiamo vivere, almeno che, come si è nominato prima, si crea e si nasca un personaggio come Nino La Rocca che riesca a muovere e fare movimento. Non ha mai vinto il mondiale però, Nino? No. L'ha perso? Forse. Con Donald Curry l'ha perso. Invece, Alessandro, in tanti sport, nel velocismo, le fibre di colore, il DNA, a volte i giamaicani, e di quanto sono avvantaggiati i colorez rispetto ai bianchi? Non necessariamente, il pugilato è uno sport dove uno sport completo, dove devi avere tutto. Forse la cosa che conta di meno è la forza fisica. Ci vuole velocità, precisione, intelligenza, tattica, cuore, tanto cuore. Tanti pugili bianchi battono pugili di colore. Certo.
ci sta. Dugan mi dice le famiglie del pugilato nel mondo come voi, cioè papà con due figli campioni, papà campione e due figli. Ma papà e due figli campioni penso che solo sia voi. Una cosa rarissima e noi, perché ne parlarono, ne hanno parlato tutti i giornali. E siete popolari in Argentina o non più? Popolare perché mio padre è stato un grande campione in Argentina. Avete ancora casa, Nola? No, non casa avete no, più nulla. Però abbiamo parenti, cugini. Invece mi dice, anzi gli dico io, poi dopo lei mi ricorda, di tre più grandi pugini nella storia. Io ero bambino, a me non piace, era antipatico, no? Io, a me non piacciono i più forti. Marvin Hagler, non ho mai amato perché mi sembrava, insomma, Muhammad Ali, Cassius, sì, a me i più grandi. Come terzo non lo so, fra, anche perché sono ignorante, fra Thomas Hearst, Dugan che ho imparato, campione in quattro categorie diverse. Sì, ma ci sono stati dei grandi campioni che è sempre difficile fare una graduatoria. Certamente il più, ovviamente Mike Tyson, ma il anche più carismatico, il più personaggio, quello che Cassius. Ma non sono voi, era Muhammad Ali e Cassius Clay. Poi, e nella storia italiana, Dugan? Nino Benvenuti sicuramente bravo, al primo posto. Nella storia argentina, aspetti, non so, ma è evidente, Monzon. È evidente. No, è infatti. Ricordo le avventure con le mogli. Sì, è stato un personaggio straordinario. E quindi Duran non hanno fatto nulla fuori dal parquet? No. Nessun arresto, nessuna violenza? No. Scherzo, ovviamente. No, non come Monzon. No, no, non hanno fatto nulla. Invece, come se lo immagina Duran nel pugilato nel 2050? E com'era quando lei invece ha messo la prima... Quanti anni aveva la prima volta? Io ho 15 anni, ma io sono cresciuto in un ambiente... Quindi era l'80. Okay. L'80, dopo io... Quindi nel 2050 come sarà e com'era? Ma il pugilato io penso... Saluta la mamma, non lo so la mia. Grazie. Grazie. E io credo che il pugilato del 2050 sarà come oggi, perché si cerca di modificare, ma non lo puoi modificare, perché il pugilato non è un... Non è tecnologico, cioè bravo, macchina. Non ci vuole il VAR, no? No, ci vuole il VAR, ci vuole un uomo che abbia talento, che abbia cuore, che abbia voglia di sacrificarsi. Alle Olimpiadi è giusto usare la macchinetta? Per fortuna è stata, questa è stata la rovina del pugilato, hanno rovinato, hanno fatto un passo indietro, si sono accorti che avevano fatto degli sbagli enormi e speriamo che si possa riprendere il cammino. La scuola italiana migliore qual è adesso? È Marcianise ancora? Sì, Marcianise a livello di lettura. Sì, in chiave olimpica. Chi è il maestro? È morto adesso. Chi era? Domenico Brillantino. Grazie. Tanto piacere.